Bonjour ragazzi, bonjour. Sono in condizioni pietose perché letteralmente mi sono svegliata, mi sono vestita e sono uscita perché sto andando a fare il cambio residenza al comune e ho cercato di dormire fino all'ultimo secondo possibile perché sono aperti solo la mattina e io lavoro come sapete fino a tardi al computer. Ieri ho finito tipo alle 3 o 3 e mezza, quindi è stato un risveglio un po' traumatico. Ma ho anche alcune cosine da fare in realtà in centro e peraltro ci sono 18 gradi, sembra che sia veramente arrivata la primavera, ma non voglio parlare troppo presto ragazzi. Comunque, qui ho i documenti di compravendita della casa, ho portato anche la visura, non so perché, per il cambio residenza, perché mi sa che ho 40 giorni di tempo, mi sono trasferita tipo il 3 di maggio. Quindi penso di essere ancora in tempo in realtà per essere proprio nella norma, cioè nella tempistica giusta. Come vi dicevo su Instagram, questo vlog lo vedrete domani, che è sabato, perché voglio recuperare il video di giovedì, perché giovedì non ho caricato un video, ma visto che voglio comunque farvi avere 5 video a settimana, ho pensato appunto in edizione straordinaria di caricarlo oggi, che per voi è sabato, per me è venerdì, per voi è sabato. E oggi sto indossando tra l'altro la mia nuova ciambellina, quella trasparente, che praticamente ho notato che piace solo a me, praticamente un po' come le ballerine Miu Miu, piace solo a me. Mi ha meravigliato sta cosa però in realtà quando ho letto i commenti nel video haul, perché in realtà a me fa impazzire ed ero convinta che, cioè, piacesse a tutti, invece no. Comunque sono quasi arrivata al comune e sono felice perché oggi c'è il sole, pioveva tipo da 2 mesi ininterrottamente e mi sembrava un po' di essere ad Amsterdam. Eccolo qua, notifica cambio abitazione, sono il C32 e sul monitor siamo al C27, quindi dovrò aspettare un pochino. Cambio di residenza fatto, c'è un sole accecante, quindi non so se mi vedete, se sono inquadrata o meno. Ci ho messo circa un'oretta, pensavo peggio a dire la verità, e la signora allo sportello è stata anche molto molto gentile, che spesso dicono, ah, i dipendenti comunali, invece è stata molto gentile e con il sorriso ho fatto il cambio residenza. E basta, adesso invece sto andando in pescheria, così compro il pesce per stasera a cena. Ciao gattoni! Gatto Denver e gatto Max sono sempre 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 insieme. Buonasera, anzi buongiorno in realtà. Gatta Beta! Gatta Beta! Da un po' si sente più tranquilla anche lei e viene sempre a salutarmi quando torno. Ciao piccola, ciao piccola, ciao signor gatto Max, signor gatto Max e gatto Denver e il mio gattino duro bianco un poco arancione sei tu, sei tu il mio gattino duro bianco un poco arancione. Sì, tu sei il mio amore, sei il mio piccolo angioletto tutto bianco, sei il mio piccolo angioletto tutto bianco, sì, patatino mio. E nel frattempo ragazzi mi sono arrivate anche, vi avevo anticipato su Instagram, che a grande richiesta ho acquistato i prodotti Lancome per Chiara Ferragni per farvi il video in cui li testeremo assieme, li vedremo assieme. Devo dire che sono arrivati veramente in un giorno lavorativo, cioè una cosa mai vista. Ok mia family, solita postazione make up. In realtà mi sono resa conto che le tracce fino adesso erano... l'illuminazione era impostata sul meno rispetto alla normalità, se è un senso quello che dico, e quindi le tracce che avete visto finora, il video fino adesso probabilmente era abbastanza buio e la mia faccia abbastanza scura. Comunque, allora, mi sono fatta la doccia, poi vi faccio vedere anche l'outfit. Sto indossando sempre la mia nuova ciambellina trasparente con la sabbia, che, infatti ve lo dicevo prima, vi giuro, io ci sono rimasta malissimo quando ho letto che a tanti non è piaciuta, perché per me è tipo bellissima, ma ovviamente non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Quello che mi lascia perplessa sono i commenti che dicono è orribile. Allora, visto che è bello ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, non puoi dirmi che è orribile, perché è orribile per te, però per me in realtà è molto bella, per questo l'ho comprata. Probabilmente se per te è orribile non la comprerai mai, per me non lo è. Collirio.
Ok, devo aspettare solo qualche secondo che faccia effetto il collirio, poi posso aprire gli occhi perché mi brucia un pochino, quindi devo tenerli chiusi. E dicevo, sono a fuoco, sì. La cosa che mi lascia più perplessa è la maleducazione nei commenti, cioè non si può vedere, è orribile, per l'amor del cielo, si sta parlando di una borsa, ok? Non si sta parlando di una persona, non sono offese dirette a me o a nessun altro, quindi non è che sia una cosa grave. Però questi spunti di riflessione della maleducazione su internet, ragazzi, e si parla di tutte le fasce d'età, cioè, ma tu andresti mai da uno sconosciuto a dire la borsa che hai comprato è orribile, non si può vedere? Cioè, no, non lo faresti perché sei conscio del fatto che è maleducazione, ma perché su internet pensi di poterlo fare? Cioè, ci fai comunque una brutta figura e sei maleducato ugualmente. Non è che sei due persone diverse e nella vita puoi essere educato con tutti e poi sfogarti su internet. Cioè, questo significa che sei una persona maleducata. Non è che se sei, tra virgolette, nell'anonimato, non sei maleducato perché nessuno appunto sa che si tratta di te. Cioè, non lo so se mi spiego in questo discorso, ma da quando ho iniziato su YouTube mi faccio questa domanda e non riesco a concepire perché io, così come la maggior parte delle persone normali, cioè così come sono nella vita, face to face, sono anche nei commenti, cioè non sognerei mai di andare a scrivere "è orribile". Uno, non commenterei proprio, se una cosa non mi piace non commenterei. Due, se proprio dovessi scrivere qualcosa direi non mi piace tantissimo, ma sono contenta che a te piaccia per il tuo acquisto. Prendo l'idea, è veramente veramente assurdo per me continuare a leggere questo tipo di commento, però vabbè, si fa tanto per parlare di maleducazione, non voglio dire bullismo perché ovviamente non siamo. Insomma, parlare male di una borsa non è sicuramente bullismo, però ragazzi, fa sempre parte dell'educazione online, cioè, ma bisogna veramente, non lo so, bisogna davvero parlarne in modo che la gente capisca che bisogna essere educati sempre, non solo, cioè, non solo nella vita, ma anche dietro un computer, che poi in realtà, vabbè, non tutti lo sono nella vita nemmeno. Questa è una cosa che sto notando sempre di più, si tende a dimenticare un sorriso con gli sconosciuti, si tende a dimenticare un grazie, un buona giornata, un non lo so, siamo sempre più chiusi in noi stessi e questa cosa, ragazzi, rifletteteci, non è normale. Cioè, bisognerebbe aiutarsi tra di noi, essere cordiali con il prossimo, perché alla fine, se a me fa piacere ricevere un sorriso e a me fa piacere che qualcuno mi ringrazi se gli tengo la porta, è ovvio che sono io la prima a doverlo fare, altrimenti è un discorso profondamente incoerente. Vabbè, questi sono proprio pensieri miei, ma noto sempre di più una grossa differenza, vi devo dire, rispetto all'Olanda. È proprio il fatto di essere chiusi, eppure dicono che al nord sono chiusi, ma io ho riscontrato l'esatto opposto dopo averci vissuto 5 anni. Cioè, su si tende a chiacchierare, ma così anche negli Stati Uniti. Si tende più ad essere aperti, chiacchierare, scambiare due parole, due sorrisi, mentre qui a malapena ci salutiamo e ci odiamo tutti. Ragazzi, ma perché è così? Cioè, basta guardare il traffico. Cioè, ci sono automobilisti che si mandano a quel paese costantemente, però vedo veramente poche gentilezze e cortesie al volante. Come mai? Cioè, dovrebbe essere il contrario, ragazzi. Non è normale, ma potete ragionarci un attimino con me su questa cosa e capire che se non siamo tutti gentili, cordiali, con il sorriso verso gli altri, indipendentemente da come ci sta andando la giornata, è ovvio che non saremo mai felici perché tu esci e sono tutti incazzosi, quindi cioè, boh, non lo so, non lo so. Sono solo io che bado a queste cose. Sembra proprio veramente una cosa molto molto bizzarra. E triste, se devo essere sincera. Comunque, in tantissimi mi state dicendo che si vede che ho rifatto il filler al labbro superiore, ragazzi, però io non l'ho fatto il filler al labbro superiore, l'ho fatto quando vi avevo scritto, cos'era? Tipo un anno fa. Penso che sia passato anche più di un anno, ad essere sincera. Correttore Fenty Beauty. Sì, credo sia passato più di un anno. Non lo rifaccio perché
sta durando ancora, quindi no, non l'ho rifatto. non capisco come mi viene detto si vede che l'hai fatto, cioè chiedimelo, no? Ma non dire si vede, perché se poi non è vero, tu dai per scontata una cosa che non è vera. Comunque, altra cosa che volevo menzionare, io come al solito faccio questi discorsi un po' polemici, un po' così, mentre mi tucco. Ok, allora, quando scrivo il prezzo di quanto ho speso nei video haul, critiche perché non va bene che io dica quanto ho speso, ok. Quando non dico quanto ho speso, critiche perché poteva essere utile e sinceramente non è utile se non dico il prezzo. Il fatto è che se io dico il prezzo, tutti mi fanno, cioè tutti, se dico il prezzo la gente si mette a farmi i conti in tasca, manco fosse il mio commercialista. Se non dico il prezzo, in ogni caso vanno a cercarsi i prezzi sui vari siti, a volte sparano prezzi che non stanno né cielo né terra, ma questo è un altro discorso, e comunque vanno a guardare sui vari siti dei brand il prezzo, quindi visto che si può fare, cioè magari non serve che lo dico, boh, non lo so, ditemi voi, e mi fanno i conti in tasca. Allora, smettetela, questo per dire, smettetela di farmi i conti in tasca, perché ragazzi, quello che io vi faccio vedere sono le cosine che mi piace farvi vedere, perché lo sapete, per me è la stessa emozione di aprire qualcosa di nuovo, farlo vedere a mia mamma, farlo vedere a una mia amica, è uguale, non lo faccio per vantarmi di quello che ho, anche perché ho sempre fatto i video haul di Essence allo stesso identico modo, o di Kiko, allo stesso identico modo, con lo stesso entusiasmo di dei video haul che faccio quando compro qualcosa di Chanel, per dire, e quindi non ha senso veramente. Cercate più che altro come faccio io quando guardo i video online, non è che mi metto a fare il calcolo di quanto una persona ha speso e perché e che possibilità economiche ha, più che altro mi godo gli acquisti e basta. Quindi molto spesso ci si dimentica che YouTube e la stragrande maggioranza dei video che guardiamo non devono avere uno scopo, un'utilità per forza, possono essere puro intrattenimento, e anche nel puro intrattenimento c'è uno scopo, un'utilità, perché molto spesso anche quando faccio dei video scemi e frivoli come possono essere i video haul, mi viene detto: Nicole, mi hai rallegrato la giornata con due tue battute, mi sono messa a ridere, ho avuto una giornata difficile, e questo a me fa tanto tanto piacere. Scusate, devo prendere un pennello che sta dietro voi, ok? E questo a me fa tanto tanto piacere, quindi questo molte volte si tende a, come dire, a dimenticare quasi, no? Che magari solo il fatto che un video vi piace a vedere alcune cosine, basta, non deve per forza esserci un discorso più profondo dietro, non bisogna per forza andare a fare i conti in tasca di tutti i video haul che vedete, cioè non ha senso. Poi altra cosa che non c'entra assolutamente nulla, ma mi stanno venendo in mente un sacco di cose che mi chiedete come mai non ho la mia lavatrice LG a doppio cestello. Ragazzi, purtroppo, breve storia triste, non ci sta in questa casa, non ci sta, perché dove teoricamente sarebbe dovuta essere la lavatrice, qui nell'altro bagno, io ho fatto mettere la vasca, perché nell'altro bagno ho la doccia, quindi qui volevo la vasca. E quindi non ho più lo spazio per la lavatrice. Lo spazio per la lavatrice ce l'ho in soggiorno, in quell'armadio fatto appositamente in modo che la lavatrice non sia in vista. Però quella, come si chiama, quello spazio è troppo piccolo per poterci mettere la lavatrice LG. Il che mi dispiace non poco, perché io amo quella lavatrice, è comodissima, posso fare due carichi contemporaneamente, ma purtroppo non ci stava. E quindi un giorno che cambieremo casa, insomma compreremo una casa insieme più grande, ci starà. Per il momento devo usare quella che avevo già in questa casa, quindi ho due lavatrici, l'altra per il momento devo tenerla da parte, non posso usarla perché appunto, come vi ho detto, non ci sta. Forse un po' di terra potrei metterla anche qua sotto, comunque voglio fare un Nicole risponde prossimamente, perché già vi avevo anticipato su Instagram e mi avete lasciato diverse domande e non ho ancora risposto, non ho ancora filmato, non pensate che mi sia dimenticata, però volevo chiedervi anche qui se avete particolari domande da farmi, eccetera eccetera, scrivetemele nei commenti, fatemele pure, qualsiasi cosa, anche domande scomode, ragazzi, quello che volete veramente, non ci sono segreti, scrivetemelo nei commenti e risponderò in un video prossimamente.
Ok, blush fatto direi, finisco di truccarmi e poi vado a fare le unghie, cosa che faccio molto spesso, mi rendo conto, nei vlog, però ripeto, io filmo i vlog quando magari posso, ho diverse cose da fare in giro e tra queste c'è molto spesso il fatto che vado a fare il semipermanente. Che silenzio ragazzi, ma quanto è strano che ci sia questo silenzio, non riesco a capire come mai i gatti dormano tutti insieme, cioè o sono tutti svegli o dormono tutti, come mai sta roba? E veramente, cioè, strano, c'è questo silenzio. Dormono tutti. Lì c'è gatto Max sul divano. Io nel frattempo mi sono riscaldata la pizza con gamberetti e uovo di ieri. Lo so, questa combinazione fa schifo a tutti, ok? Anche Eric mi ha guardata perplessa. Però ragazzi, a me piace la pizza con i gamberetti e con l'uovo. E che cosa ci devo fare? A me piacciono queste combinazioni strane, ok? Quindi mangerò adesso la pizza, l'avanzo di ieri sera a cena. E poi vado finalmente a fare le unghie, perché non mi è durato tantissimo questo semipermanente e si spella tipo dai lati, quindi devo assolutamente rifarlo. In più ho le unghie forse un pochino troppo lunghe, quindi devo assolutamente accorciarle. Questo è l'outfit di oggi ragazzi, ho questa camicia verde militare, non mi ricordo sinceramente dove l'ho presa, questo top che in realtà è un body e dà questo effetto lucido, che ho preso su ASOS, la nuova cintura Dior, e credo che la D non sia molto visibile, sembra una cinghia semplice secondo me, quindi non è troppo sfarzosa, come dire. Poi jeans neri, che ho preso anche questi su ASOS, le ballerine di Chanel che conoscete perché ho da secoli, e poi la mia nuova Chanellina trasparente con effetto sabbia all'interno, che io continuo ad adorare. Questo è quanto per l'outfit. Accessori, non vedo l'ora di farvi vedere questa novità con Jewel Candle, in modo da potervi parlare anche degli orecchini. Oggi ho quelli con la scritta Now, proprio come il mio tattoo, che si vede, eccolo qua. E dall'altra parte invece ho questo fulmine con gli strass, che fa sempre parte di questo mega progetto con Jewel Candle. Ma non vi anticipo altro ragazzi, perché non posso, anche se vorrei farlo. E adesso esco, e tra l'altro devo buttare via questa pianta palma dell'IKEA, che è in plastica e nessun gatto se la fila, a parte gatto Max che la mangia e non gli fa bene mangiare la plastica, quindi gliel'ho tolta subito e adesso la butto, perché altrimenti insomma non ha senso tenerla. Quindi se vedete una pazza girare per Trieste con questa palma, sono io, ecco. Fatto il semipermanente ragazzi, oggi vi stupisco perché ho fatto questo bianco latte che mi piace molto, specialmente in estate, vabbè estate più o meno, estate diciamo. Comunque sì, sono molto molto contenta, faccio vedere anche l'altra mano. Le ho accorciate un po' le unghie perché il bianco sulle unghie lunghe non mi piace tantissimo. Le avessi fatte nude avrei lasciato la lunghezza, avrei accorciato un po' meno, ma così secondo me è molto meglio. E sì, super 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 contenta. E visto che spesso mi dite Nicole, smettila di fare sempre nude, cambia un pochino, stavolta vi ho ascoltato e ho fatto questo bianco bellissimo. Ho dato la pappa ai gatti, Audrey delle crocchette non gliene frega niente, ma non posso darle la pappa morbida, l'ho data a Beta e a Max, perché se la do a Audrey tende ad ingozzarsi e poi la vomita. L'ultima volta è stato veramente imbarazzante, vi giuro, cioè ha mangiato con questa voglia assurda la pappa morbida e poi l'ha vomitata nella stessa ciotola mentre mangiava, cioè ragazzi... Cioè, imbarazzante è dire poco, è che Audrey è sempre stata una mangiona, fin da quando era piccolissima. Quindi è così, quindi a lei do le crocchette, a gatto Denver ho dato un poco di pappa morbida. E gatta Beta prima ha mangiato la pappa sua, dalla ciotola verde, e poi quello che Max ha avanzato è andata a mangiare anche la pappa di Max. Gatto Max, sei bellissimo, sei un pagliaccetto tu? Sì. Gatto Denver si sta ancora leccando i baffi. E nel frattempo devo finire il montaggio del video tour del mio studio / makeup collection. Sono a 23 minuti di video e ho ancora 59 minuti e 50 secondi, praticamente ancora un'ora. È lunghissimo da fare e un video del genere significa tante tante ore di montaggio, tante tante ore di filming. E quindi dovevo vedermi con una mia amica questa sera. Alla fine lei era un po' in ritardo, io sono molto in ritardo, quindi alla fine abbiamo rimandato, perché penso che Eric tornerà a casa
tra un'ora io sarò ancora qui a lavorare sul computer e poi devo ancora preparare una fattura, in realtà vabbè che non cambierà nulla perché ormai è venerdì. E tra l'altro oggi ho pagato le tasse, non che questa cosa possa interessarvi, ma visto che ho sentito questo scandalo pazzesco di uno youtuber che io non conosco, ma ho sentito che praticamente questo youtuber ha evaso 1 milione di euro e l'hanno beccato. Ma come si fa? Cioè è ovvio che prima o poi ti beccano. Boh, magari non è vera sta cosa, io lui premetto non lo conosco, poverino, cioè non voglio neanche parlare male di qualcuno che non conosco, però cavoli, è ovvio che prima o poi ti beccano, cioè ma come fai? Vabbè, comunque, questo tanto per dirla tutta, visto che molti ci dicono il vostro non è un lavoro. Sì, è un lavoro, devi pagarci le tasse, è un lavoro proprio come tutti gli altri e quindi sì, devi pagarci le tasse, giusto per... No, vabbè, a me fa ridere questa cosa, ovviamente non è, cioè non fa ridere, non bisogna evadere le tasse, non si fa e poi ovviamente rischi, infatti a questo youtuber è successo, però mi fa ridere il fatto che si pensi che noi youtuber non lavoriamo, non paghiamo le tasse, non è assolutamente così, voi ci vedete certamente filmare video, tutta la parte che sta dietro non la vedete. Appunto amministrativa eccetera, però c'è ed è bella grossa, fidatevi. Dovreste chiedere al mio commercialista quanto lavoro ha con le mie cose. Comunque sì, vi dicevo, 23 minuti ho ancora un'ora di filming, cioè un'ora di video da controllare, quindi sì, un bel po' di lavoro oggi. Ragazzi, finalmente il mio video è online e sono le 9:30, cioè non ci posso credere, veramente, non ci posso credere, ma è un'ora di video, quindi il montaggio ci ha messo una vita e quindi anche il caricamento ci ha messo una vita. Nel frattempo abbiamo preparato il pesce con le patate e ve li faccio vedere i branzini che li avete visti prima quando li stavo scegliendo in pescheria e le patate al forno. Non abbiamo ben capito se stanno giocando o cosa. Max vuole giocare, Denver ha paura. Stanlio e Olio. Non chiederò chi è Stanlio e chi è Olio perché ho un leggero sentore. Sì, sì, sì. Max poi fa il morto, tipo, per fargli capire che gioca. Denver! Caro Denver! Caro Denver! Cato Max. Vabbè, vado via. Nessuno vuole giocare con me. Ho provato a giocare con la gatta Stellina, ma non mi vuole. Ho provato a giocare con gatto Dever, ma non mi vuole. E nessuno vuole giocare con me. Sti gatti obesi. Sti grassi. E pigri. Oh. Vabbè, mi posiziono qua. Ok ragazzi, ciao Darwin, è finito. Io mi sono struccato, ho lavato i denti, Eric sta già dormendo, adesso lo raggiungo anch'io perché sono distrutto, ci sono stanchissima. E comunque siamo ufficialmente il 1° giugno ragazzi, perché è tipo 1:30, cioè ciao Darwin finisce tardissimo, comunque sorvogliamo, ed è ufficialmente il 1° giugno, peccato che fuori ci sono tipo 17 gradi. Però ragazzi, finalmente siamo a giugno. Comunque questo video voi lo vedrete sì domani, ma in realtà già oggi che è sabato. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Vi voglio bene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo vlog extra di sabato. Bacio grande, vado a fare la nanna, ho sonno, ciao.